È uno dei limiti di questo, no, non del nostro paese, di un pezzo del paese, perché poi in realtà invece ci sono altre cose di eccellenza che si fanno pure in Italia, non è che non si fanno. Quindi il futuro in un paese come l'Italia, che ha sole, vento e geotermia, la possibilità di sviluppare energia dalle rinnovabili, come diceva Carlo Rubbia, che era non a caso uno dei miei consulenti al Ministero dell'Ambiente insieme a Jeremy Rifkind, consulenti gratuiti peraltro. E loro dicevano, ma guardate che l'Italia è il paese che può vivere di rinnovabili, ma non significa solo prodursi energia, significa anche sviluppare le tecnologie. Cioè noi abbiamo per esempio il microeolico, noi abbiamo aziende che fanno il microeolico che lo esportano in tutto il mondo, che sono brave, sono quelle che fanno cose innovative. Addirittura Renzo Piano ha elaborato un nuovo tipo di pala particolare fatta con le modalità con cui si usano per le barche a vela, che è considerato un'eccellenza. Sulla bioedilizia noi abbiamo fior fior di aziende e anche grandi architetti italiani che oggi costruiscono gli nuovi edifici che devono essere edifici che invece di consumare energia la Quindi producono. se vogliamo dare, anche per Non è che non c'è. chiudere e lasciarla tornare perché ci fanno disperati segni, ma sappiamo che lei ha molto da fare, ma per concludere, uno slogan potrebbe essere sicuramente fiducia, fiducia nei nostri mezzi e fiducia nel futuro ecocompatibile, perché probabilmente al pianeta rimane solo questo. Questo è l'unico futuro che c'è, cioè il futuro o è green o non è, o è green o è black. Allora, per non avere un futuro nero è meglio avere un futuro green, diciamo. Oppure, con una frase bella che usa Carlo Petrini nelle cose di Terra Nostra, chi semina utopie raccoglie realtà. E probabilmente se noi seminiamo, io per esempio sono uno di quelli che ha seminato un sacco di utopie, ma ha raccolto realtà. Cioè io dopo anni, io dico sempre a quelli che mi chiedono, anche quando faccio degli incontri invece tra virgolette di formazione politica nelle università, nelle scuole, io dico sempre ragazzi, guardate, una cosa fondamentale da capire è che nella politica quello che ti restano sono le opere, non è che ti resta la sedia. Cioè del Ministero dell'Agricoltura o dell'Ambiente che ho fatto, cosa resta? Resta il fatto che tu incontri l'agricoltore che oggi ti dice grazie a lei ho fatto l'agriturismo, l'agriasilo, la fattoria didattica e ho ricostruito una rete per cui prima guadagnavo poco, adesso con tutte queste attività collaterali riesco a mantenere bene la mia famiglia. O il giovane che ha lavorato nelle rinnovabili e che ricorda l'attività fatta. Allora, queste sono le cose che restano dell'attività politica. Allora, uno deve dire investiamo, facciamo le cose buone, come dire, seminiamo che poi alla fine probabilmente raccoglieremo. E l'Italia, per esempio, proprio nell'agroalimentare, siamo partiti da questo. Torniamo alla terra, diciamo, alla fine di questo incontro. E io credo che, per esempio, noi nell'agroalimentare abbiamo una enorme capacità di espansione, perché è il settore che in assoluto, anche come export, tiene con grande forza in tutti i comparti, dall'olio ai prodotti trasformati, e abbiamo l'opportunità di fare dell'Italia il paese leader della green economy. Beh, io spero che queste parole vengano ascoltate da chi di dovere, fra virgolette, ma più che da chi di dovere, direi anche, aggiungerei anche, da chi poi dopo vota. Diciamo soprattutto da chi poi è capace di organizzarsi anche come consumatore può votare, cioè quando scegli una cosa invece che un'altra, anche in quel caso hai un po' votato. Perfetto. Alberto Marolda saluta, io giornalista TV saluta, Alfonso Pecoraro Scanio. Un saluto a Arrivederci. tutti i vostri ascoltatori.